Buongiorno a tutti, sono l'ingegner Bianco, l'energy manager dell'azienda US della Romagna, l'ente che gestisce la sanità nelle tre province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, attraverso 13 ospedali e più di 100 sedi territoriali. La buona pratica che vi voglio presentare oggi è il piano energetico aziendale, che è basato su tre pilastri, il primo dei quali è senza dubbio l'efficienza energetica. Le azioni effettuate in questi anni riguardano tutti gli impianti, riscaldamento, condizionamento, illuminazione, ventilazione, idrico e prevedono l'uso di tecnologie efficienti come la cogenerazione e le pompe di calore, in tutte le sedi, secondo il principio per cui nessuno viene lasciato indietro. Anche sugli involucri sono stati realizzati migliaia di metri quadri di cappotti isolanti e di sostituzione di infissi, oltre a interi edifici a energia quasi zero come il padiglione materno-infantile dell'ospedale di Lugo. Il nuovo ospedale di Cesena, attualmente in progetto, sarà il primo ospedale pubblico italiano certificato LEED Gold. Il secondo pilastro dell'azione sono le fonti rinnovabili. Dal 2011 ad oggi abbiamo realizzato 20 impianti fotovoltaici per 1250 kW installati. A fine anno ne avremo altri 3 su pensina nei parcheggi per altri 850, con i quali dovremo diventare l'azienda sanitaria più solare d'Italia. In futuro prevediamo un ulteriore raddoppio. Terzo pilastro è il coinvolgimento del personale attraverso campagne di sensibilizzazione, manifesti, newsletter ed eventi speciali come la caccia alla lampadina incandescente. Sono stati realizzati anche interventi sulla mobilità e sui rifiuti, tra cui 5 tonnellate di bottiglie di plastica in meno all'anno nelle mense. Tutto questo è stato possibile grazie ai fondi europei del programma PORFES della Regione Emilia-Romagna. Complessivamente, a fine 2021 si è ottenuta una riduzione di emissioni in atmosfera di oltre 20.000 tonnellate di anidride carbonica e una riduzione dei costi di oltre il 15% rispetto al 2012, che è altrettanto importante perché vuol dire più risorse da investire nella salute dei cittadini.